In Toscana ci sono 62.000 famiglie in condizioni di povertà assoluta, il 3,8% del totale, mentre il 3,6% spende per i consumi cifre sotto la soglia della povertà relativa. Sono alcuni dei dati del rapporto sulla povertà dell'Osservatorio Sociale Regionale presentato insieme al dossier 2018 della Caritas sulle povertà nelle diocesi toscane, focalizzato sugli utenti dei centri di ascolto, 24.836 quelli incontrati nel 2017, il 7,7% in più rispetto al 2016, più italiani che stranieri, molti con un lavoro. La povertà è raddoppiata in 10 anni, ma la Toscana resiste alla crisi più di altre regioni. La Regione Toscana ha investito di recente in un piano contro la povertà circa 120 milioni di euro tra risorse comunitarie, statali e regionali, proprio per affrontare il fenomeno della povertà nella sua complessità, che vuol dire partire dalla povertà alimentare fino certamente al sostegno al reddito, fino a politiche di formazione e di inclusione lavorativa. Il rapporto della Regione Toscana registra anche un invecchiamento galoppante, 2 anziani per ogni giovane da 0 a 14 anni e aumentano le differenze tra generazioni, con bambini e ragazzi più esposti al rischio della povertà. Povertà che tra le persone incontrate dalla Caritas è spesso collegata a basso titolo di studio e alla marginalità abitativa. È una povertà plurale, quindi che porta con sé una serie di problematiche che hanno affrontate in maniera con risposte multiple, quindi con risposte molto più importanti, non solamente in maniera univoca, ma mettendo insieme le forze e dando delle risposte in maniera più strutturata.